Siamo tornati su Grow Avvocati di domani. Domani gli avvocati faranno nuovi mestieri, nuovi lavori. Ne abbiamo parlato tante volte su quali sono le opportunità, oltre al, eh, all'avvocato classico. Oggi parliamo di nuove figure e parliamo dei trend legali che diciamo, hanno avuto successo nel 2021. Con un occhio per l'anno che viene, per il 2022. Questo tutto dopo la sigla. Ed eccoci subito qui su Grow, You Slow Web Radio. L'ospite di oggi è il collega Marco Imperiale, che è un, un avvocato che insomma, ha un'ampia esperienza nel mondo del digitale e è responsabile per l'innovazione in LCA Studio, che è un'importante realtà nazionale. Eccolo qui. Ciao Marco, grazie per essere qui con noi su Grow. Ciao Elia, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Eccoci. Allora dicevo Marco che oltre diciamo alla professione di, di consulente, insomma, quella più classica di avvocato, poi tu tutto un filone della tua esperienza e del tuo lavoro riguarda proprio l'innovazione, quindi supportare lo studio legale in tutta una serie di attività. Eh, proviamo un attimo a indagare, perché sono molto curioso, diciamo, qual è la. così raccontaci la tua giornata tipo da questo punto di vista, di quali sono poi le, le attività, delle cose che ti, che ti occupano. Classica domanda per la quale potremmo parlare l'intera puntata del podcast. Uh, la verità è che, chiamatemi uh, come volete, insomma, Edov Innovation, Innovation Manager, Innovation Officer, Chief Innovation Officer, uh, c'è un solo articolo accademico su di noi, l'ha scritto Michel De Stefano qualche anno fa, e ha intervistato boh, 100-200 uh, su tutto il mondo, e alla fine è arrivata una conclusione, ossia il Chief Innovation Officer nella law firm non ha un ruolo definito, il suo ruolo cambia a seconda della firm per la quale lavora. Tra l'altro anche il suo background eh, non è, eh, è sostanzialmente differente da caso a caso, a volte sono dei partner che hanno deciso di dedicarsi all'innovazione, a volte sono eh, dei giovani che hanno due lauree magari in ingegneria o in economia, in giurisprudenza, a volte sono avvocati che hanno deciso di fare uno shift di carriera, a volte sono avvocati che continuano a mantenere i piedi in due staffe. Eh, Cosa voglio dire con tutto ciò? Eh, che l'innovazione sostanzialmente eh, dipende dal posto nel quale la fai. Eh, fare innovazioni allo a Singapore, a Milano, eh, a Londra, a New York, sono quattro tipi di innovazioni diverse. L'innovazione di uno studio a 250 persone o uno da 2.500 persone sono innovazioni diverse. Eh, l'innovazione in una boutique che si occupa di tax e in una full service sono diverse. Quello che abbiamo provato a definire noi, io poi sono eh, il primo Edo eh, Innovation per studiare in Italia. Adesso siamo 4 o 5 un po' eh, sparsi su Milano e Roma. Eh, è stato provare a vedere cos'è l'innovazione per noi. E eh, nel nostro caso, che è quello di LCA, che è una classica full service con 200-250 avvocati e uffici un po' sparsi per l'Italia e il mondo, ma primariamente Italia. Eh, innovazione vuol dire. Innovazione di pensiero, quindi è qualcosa che vira anche verso l'innovability e quindi nel nostro caso vuol dire legal design, vuol dire third party funding, vuol dire intelligenza artificiale, eh, vuol dire eh, digital transformation e eh, vuol dire sostanzialmente tutto quello che di nuovo sta avvenendo in questo mondo dove paradossalmente, al di là di quanto ci raccontano la domanda legale è in aumento eh, e quindi è anche necessario capire come provare a. Uh, concretizzare insomma le esigenze dei clienti in uh, assistenza vera e propria? Una domanda che in aumento sia da parte del cliente, ma anche appunto da parte dello studio legale, che diventa una realtà complessa e ha bisogno appunto di figure dedicate come quella di cui ci sta parlando Marco. Eh, innovazione nella mente dell'avvocato ha sempre a che fare con la tecnologia, da quello che ci dici, invece, mi sembra di capire che eh, buona parte riguarda l'organizzazione anche dello studio legale. Quindi. Non innovazione semplicemente intesa come appunto digitale, eccetera, ma proprio una questione di, eh, come dire, come individuare le migliori modalità organizzative o anche di pensiero di individuare come offrire i servizi, giusto? Sì, di fatto, se guardi il significato etimologico della parola innovazione, deriva dal latino in più novare, quindi vuol dire guardare le cose da un altro punto di vista. La tecnologia non è necessariamente contemplata. La tecnologia va bene quando è utile, io poi sono. Uh, un grande sostenitore della tecnologia e sostengo che gli avvocati di domani non saranno quelli che usano le tecnologie bene o male, saranno quelli, cioè, o meglio, quelli che le usano o che non le usano, saranno quelli che le usano bene o le usano male. Uh, quindi la tecnologia è assolutamente importante, ma non è fine a se stessa. La tecnologia ha finalizzato uno scopo che può essere uh, migliorare la nostra attività, uh, evitare alcune attività di tipo commodity, uh, incrementare i nostri margini, eccetera, eccetera. La parte di organizzazione barra processo... Uh, io la vedo più correlata a delle figure specifiche: i legal engineer, i legal project uh -huh. manager, con le loro differenze. Però molte volte uh, le dinamiche non sono così chiare, e quindi uh, ci sta che ci possano essere degli orizzonti un attimino uh, più labili, più ibridi. E quindi un, si un innovatore si possa occupare di processo, o una persona che si occupa di processo proprio uh, a seguito del suo background, magari in ingegneria, magari in economia. Uh, possa uh, dire sai che c'è magari c'è questa domanda da parte dei clienti che voi non avete visto perché siete occupati a fare altro. Poi immagino che dipenda anche organizzazione interna, cioè il fatto che una figura come la tua non può essere un tirocinante, non può essere l'ultimo arrivato e non può neanche essere un operativo, cioè è una figura che comunque nell'organizzazione interna deve essere diciamo collocata in modo alto. Immagino anche con un filo diretto con, con i soci, con chi prende le decisioni, voglio dire, è una figura strategica. Allora, che sia una figura strategica, assolutamente poi il, il raggio della strategia dipende dallo studio regale per il quale lavora. Cioè, io vorrei evitare, ma non perché non lo voglia fare io, ma perché non si presta la figura di categorizzare, etichettare. Perché veramente io conosco tanti giovani che si sono rimboccati le maniche, che hanno eh, magari lanciato dei software legal tech all'interno delle proprie firm, o che magari si sono occupati di progetti innovativi. Ecco, magari non hanno il cappello da innovation manager, ma eh, di fatto stanno promuovendo l'innovazione all'interno dello studio legale, che è quello che, che più comporta. Ed è vero anche che non necessariamente l'innovazione è verso eh, l'interno, può essere verso l'interno, verso l'esterno. Nel momento stesso in cui sostanzialmente. Eh, crei un dipartimento di legal design eh, per cui eh, offri servizi di questo tipo alla, alla, alla tua clientela, mm, non stai più parlando di dinamiche interne. È ovvio che eh, avere un rapporto diretto con il comitato esecutivo della firm, con i senior partner, di certo aiuta. Aiuta a avere un track record nel settore, aiuta a avere le spalle larghe perché portare innovazione in uno studio regale è difficile, aiuta, ma aiuta da un punto di vista di, di leverage, di credibilità interna. Eh, per questo molti di noi hanno fatto il percorso e sono già avvocati, perché un avvocato vede un altro avvocato in maniera diversa, poi soprattutto negli studi strutturati la differenziazione tra avvocato e staff è abbastanza marcata. E quindi è difficile sostanzialmente che una persona di staff possa essere coinvolta da un punto di vista strategico. Il che non vuol dire che è impossibile, ma ci vuole una firma che sia particolarmente illuminata per il semplice fatto che magari lo staff lo pensi come la segretaria, l'accountant, la receptionist, eh, l'IT manager e via dicendo. D'altronde nelle società per le quali lavoriamo è difficile avere un cyber security expert o un privacy expert nei vari board. Ciò non vuol dire che mh, tra qualche anno arriveranno, ma siamo ancora abbastanza fermi perché nel board vuoi persone che abbiano un certo standing, un certo track record, un certo tipo di esperienza, un certo tipo di mh, certa maniera di vedere il mercato. Il che non vuol dire che attendere. Eh, Sostenability sì, ex, expert e privacy expert o data governance expert, io ormai ho smesso di parlare di privacy da un po' di tempo, non possano avere un peso sempre più marcato. Prima dicevi una cosa interessante sul fatto che ci sono molte. In molte realtà ci sono poi colleghi avvocati che di fatto fanno la innovazione negli studi legali, comunque si, si creano uno spazio. Senza il cappello, quindi senza un investimento o un riconoscimento in qualche modo. Ehm, credo che sia un tema interessante, nel senso che anche solo il fatto che, una, che uno studio eh, riconosca che ci sia un, un plus, diciamo, in questo tipo di attività, eh, dice qualcosa di quello studio, e anche dice qualcosa poi dell'avvocato, perché poi magari eh, si fa certe volte anche fatica, no? Ma, senza dare questa quest etichetta eh, viene anche un po', non so, magari non si riconosce una dignità di un lavoro che non è prettamente quello de, dell'avvocato classico, è un qualcosa di più che ha un suo riconoscimento, un suo valore, e insomma, immagino anche da un punto di vista economico che possa essere rappresentato in modo diverso. Ma tutto sta nella, nella, nella firm nella quale lavori. Se non ti trovi bene con il cappello che hai, e se non ti trovi bene con, con lo che ottieni, nulla vieta di cambiare la realtà nella quale lavori o le dinamiche eh, con le quali operi. Eh, sono abbastanza tranche anche un approccio e poco paternalista. Però, alla fine io non vorrei essere in una firm che non guarda al mercato 5-10 anni da adesso. Noi eh, abbiamo cominciato guardiamo il mercato con un approccio innovativo ed è il motivo per cui lavoro, se non lo guardassimo come con questo approccio non lavorerei qui, eh, ma ad esempio il fatto che abbiamo un venture capital dedicato con il quale investiamo nelle startup piuttosto che un ufficio dentro H-Farm, che è uno dei più grandi incubatori mm -hmm. d'Italia. O il fatto che abbiamo un a Genova dove lavoriamo con gli sviluppatori e gli ingegneri per determinati tipi di software Legal Tech, o tante altre cose che ti possono nucleare una dopo l'altra, fanno sì che dico: Beh, sì, mi piace lavorare in questo studio. Se eh, queste cose non ci fossero, avrei cercato un'altra realtà. Um, qual è? Non ci fosse state la circola realtà. <ride> sì, e sì, no, è giusto. Senti Marco, ci siamo già confrontati io e te su questo tema, ma eh, vedo che è ancora un tema eh, centrale per le associazioni, per la politica forense, come sai, noi in radio siamo tra i principali commentatori dei vari congressi e torna sempre il tema del monocommittente. Allora ti chiedo: eh, questo tipo di figure che sono all'interno dello studio legale e che quindi tendenzialmente tendono a non avere, diciamo, clienti propri, ma in qualche modo essere una parte. Eh, importante di uno studio, qual è la tua posizione su questo e se il, se, diciamo, il, il dibattito come è ancora attualmente negli ultimi anni sia secondo te posto nella maniera corretta o se serve un punto di vista un po', un po laterale? Bella domanda, un classico tema anche qui di quale potremmo discutere per mezz'ora. Tra l'altro, nulla vieta che io abbia clienti miei, alla fine sono un avvocato, faccio il mio mestiere, le, le ore sono 24, quelle da senziente che passo in mio studio tra il 70 e l'80%, il, il che non vuol dire che ragionando in maniera efficiente e ragionando in termini di smart hours piuttosto che di longer hours si possano ottenere il doppio dei risultati di tanta gente. Eh, premesso questo, l'avvocato monocomitente è certamente un tema. L'innovazione di pensiero, ci sono dei giganteschi problemi di avvocatura. Ti faccio un esempio: il fatto che andiamo per caso e non andiamo per competenza, perché siamo associazioni professionali, eh, mh, gioco forza, impatta sull'innovazione, impatta sugli investimenti. Eh, abbiamo una professione eh, in crisi, ma anche per causa nostra. Perché, eh, se di 240.000 avvocati 130.000 chiedono 600 euro alla cassa forense, c'è qualcosa che oggettivamente non va perché vuol dire che eh, o hanno avuto una contrazione fortissima, hanno meno di 10.000 euro di reddito l'anno, il che vuol dire che sostanzialmente non campi. Uh, Infatti, Marco, non mi, mi ripeti la percentuale perché su questa poi quando. <ride> Quando ritorniamo diciamo, a parlare di allora, qualcuno allora, che. che siamo tra 240 e 250.000. Gli avvocati che hanno chiesto il contributo, sto andando a memoria, non ho i dati sì, su sì. Di me, potrebbero sì. essere 130.000 che hanno chiesto sì. 600 euro. E per chiedere il contributo, sì, ci risulta anche a me. Esattamente, ma basta che prendi i dati della cassa forense, guardi i redditi degli avvocati e guardi quanti sono gli avvocati che hanno reddito zero, reddito sotto i 10.000 euro, sotto i 20.000 euro. E quindi delle due luna eh, o eh, la professione non è redditizia o c'è Nero e quindi in entrambi i casi si può parlare tanto qua di innovazione nuove tecnologie, avvocati robot e via dicendo, ma non se non c'è l'innovazione di pensiero. Ovviamente l'avvocato monocommittente è un tema, perché se. Eh, si lavora per determinate realtà, eh, si emette la fattura a fine mese, ma si è a partita IVA e essere a partita IVA lo sappiamo cosa voglia dire, eh? vuol dire niente tredicesima a meno che lo studio non ha bonus, niente TFR, niente maternità, essere lasciati per un sia per uno, etch, etch uh, il, il, te, il tema è, è chiave. Quello che ti posso dire, ed è una delle ragioni per cui lavori in RCA è che. Uh, il nostro managing partner eh, per chi insomma non conosce la realtà di studi strutturati. Il managing partner è un po' il, eh, il direttore d'orchestra e uh, fondatore e presidente di Asla. Asla è una realtà da un centinaio più o meno di studi legali oh. che condividono questo tipo di prospettive. Quindi, uh, sono studi in cui si parla primariamente in inglese, si fanno operazioni straordinarie che hanno a che fare con tutto il mondo, uh, hanno base tendenzialmente più a Milano o a Roma che in altre città d'Italia eh, sono più aziende o più business legal advisor rispetto al eh, tipico avvocato sol practitioner di centro sud Italia. Eh, noi abbiamo condotto questa battaglia. La, il primo passo è stato adottare il codice ASLA di best practice. Quindi, sostanzialmente, gli studi che fanno parte di ASLA hanno un codice interno per cui tu eh, superisci al mancato pagamento della maternità alla Cassa Forense, aiuti eh, il collaboratore con il quale non puoi più lavorare, magari, andogli, magari lasciandogli due, tre, quattro mensilità a seconda del posto, eh, fai sì che sostanzialmente si provi a lavorare in maniera positiva, bella, eh, nella, nella tua realtà e quindi noi ci siamo autoregolamentati. Ma... Eh, noi siamo ancora qui che aspettiamo dal 247 del 2012 delle, i regolamenti applicativi della Cassa Forense, perché… Eh, L'altro la visto che strutturale... sono uscito il nuovo regolamento sulla STA, poi magari ti invito un'altra volta a parlarne, perché eh, il nuovo regolamento, insomma… Sì, ma rischio, anche, anche l'STP, fare ne possiamo parlare, l'STP ne possiamo parlare quanto vogliamo, ma alla fine non ha avuto il successo che ci si aspettava ma l'apertura a soci di capitali, la quotazione in borsa, insomma tutta una serie di temi, la concorrenza con gli angloamericani in Italia che hanno un differente tipo di regime, si potrebbero aprire duemila orizzonti dei quali posso parlare veramente per ore. Il fatto sta che eh, noi ci siamo autoregolamentati come ASLA eh, e secondo, cioè, è il, la migliore delle situazioni possibili a fronte comunque di, un, di una comunicazione normativa che non c'è. Uh, di un intervento normativo che non c'è, uh, lo stiamo aspettando da anni, ma uh, ti potrei parlare di questo, ti potrei parlare di Double Dip, ti potrei parlare di tante cose. Il problema è sentito, uh, poi uh, io lo ripeto: uh, sta molto al collaboratore vedere la realtà nella quale collaborare. Se sei uh, un praticante che viene pagato zero e il tuo valore uh, è riconosciuto in uh, ti do la scrivania e ti sto formando. Sta a te la scelta di accettare quella condizione o magari dare valore economico a quella formazione o trovare altri tipi di strade. Purtroppo eh, il mercato da questo punto di vista la, la fa da padrone, cioè chi non, cioè di fatto, se si accetta questo sistema ne si è complici. È un sistema, Marco, che secondo te punta all'aggregazione e a strutture, diciamo, con, ehm, con un numero sempre più grande di, di avvocati, quindi sempre meno studi. Eh, con eh, pochi componenti o professionisti in solitaria? Altra bella domanda. Un, il fenomeno dell'aggregazione c'è, ma il fenomeno dell'aggregazione c'è perché la domanda dei clienti eh, tende ad essere molto complessa, molto ehm, articolata e bisogna rispondere con team interdisciplinari in sempre meno tempo. Cosa vuol dire che quando hai a che fare con la robotica, tu hai a che fare con problematiche di tax, problematiche di lab, problematiche di corporate, problematiche di IP, problematiche di tech e hai bisogno di magari 5-6 professionisti in carreggiata da organizzare veramente in 30 secondi. Life science, anche qui magari è la parte brevettuale, la parte corporate, la parte di farmaceutico e via dicendo. Quindi, eh, eh, è difficile, io poi eh, non sono un grande fautore dell'avvocato tutologo. È difficile eh, che eh, un avvocato possa fare tutto. Il paragone che io faccio, ma lo potrei fare anche come, come chief innovation officer. Con uh, più di frequente quello col mondo medico hai il reparto di ortopedia, il reparto di pediatria, il reparto di uh, ginecologia, uh, il reparto di cardiologia e praticamente a seconda della tipologia di, uh, di, di paziente lo devi dirottare in un senso o nell'altro, a volte fai riferimento a delle il che non vuol dire che non ci possa essere l'avvocato di famiglia, il medico di base uh, che si occupa uh, dello screening, o magari che interviene, sono utilissimi. Ma non può essere solo quello. E ovviamente, se lavori per il San Raffaele e l'Umanitas e la medicina sta innovando, è giusto anche investire nell'innovazione. Ma perché ne beneficia il paziente e ne beneficia da un punto di vista di servizi offerti e da un punto di vista di efficientamento del lavoro che tu stai facendo? Perché se io lavoro al Gemelli e hai il medico laureato ad Harvard che eh, utilizza un macchinario da 40.000 euro e deve processare eh, una richiesta che gli è arrivata in carta e penna, è un qualcosa nel quale anche dall'esterno mi sembra opportuno intervenire. Sì, poi sulle specializzazioni se ne parla da vent'anni, probabilmente una quadra non l'abbiamo ancora, non ancora tanto trovata. Tanto la fa il mercato, quindi cioè, da, da, dal mio punto di vista cioè, è un po' come quando si parla dell'accesso alla professione, potresti anche abolire l'albo, potresti anche abolire l'esame, è il mercato che fa la differenza. Eh, mm. Poi L'esame, per come noi lo conosciamo, è, è anacronistico a, a, di a, di a dire poco, no? quindi non, non, non mi aspetto, anche perché cioè, se io ho dei praticanti che fanno privacy dalla mattina alla sera e non hanno mai visto il tribunale, per quale motivo mi devono valere di meno di un ragazzo che ha fatto 20 udienze e semplicemente contenzioso? Fanno cose diverse, hanno fatto scelte diverse, l'avvocato non è solo l'avvocato che fa il tribunale, è anche l'avvocato che fa il tribunale e parli con qualcuno che ha fatto la gavetta in tempi in cui si andava veramente in tribunale perché io ho lavorato in una boutique, mi sono fatto le mie udienze, mi sono fatto la mia vita di cancelleria, mi sono fatto le mie notifiche. Ma non per questo sono migliore di altri ragazzi che magari hanno lavorato in brevetti o in marchi o in uh, diritto farmaceutico dalla mattina alla sera fatturando 2000 ore l'anno. Qui abbiamo, siamo nel mezzo di un passaggio generazionale, comunque, nel senso che abbiamo ancora un'impronta che è molto forte sull'avvocato come era inteso 20, 30, 40 anni fa. Quindi vediamo se andando avanti diciamo, riusciamo anche ad ottenere un esame che sia più equo per le diverse esperienze. Siamo alla fine del 2021. Ti chiedo quali sono secondo te i temi, i trend diciamo, che hanno avuto più fortuna nel 2021? E tra l'altro, di questi se eh, secondo te hanno una effettiva fortuna o se su qualche tema siano temi più utilizzati dagli avvocati diciamo, per uh, pubblicizzarsi che non effettivamente avvertiti dai clienti come loro bisogni? Ma uh, di certo, uh, se io fossi, uh, come posso dire, uno studente o un avvocato in cerca di lavoro il PNRR sarebbe uno strumento dal quale partire e il PNRR verte su tre grandi pilastri che sono innovazione, sostenibilità e diversity. Quindi, così come ho detto che non si tratterà di avvocati che sanno o non sanno utilizzare le tecnologie, sarà, si tratterà di av avvocati che sanno utilizzarle bene o male, per me nel futuro non si tratterà di avvocati che si occupano di sostenibilità o non si occupano di sostenibilità, si tratterà di avvocati che si occupano di sostenibilità, bene o male, perché la sostenibilità innerva tutto il business, innerva l'IP, magari col greenwashing, innerva il corporate, innerva. La comunicazione aziendale innerva la parte di strutturazioni. Eh, e Abbiamo delle PMI che veramente qualche anno da adesso, se non si presentano con dei programmi di sostenibilità, non riceveranno appoggio dalle banche. Il che vuol dire che eh, con l'85% di PMI in Italia forse qualcuno che articola questo tipo di bisogno ci dovrebbe essere. Eh, questo è il, è il mio punto di partenza e mi fa molto piacere perché io l'innovazione la vedo più come innovability. Eh, quando ti parlavo di innovazione, uno degli esperimenti, degli esperimenti, dei progetti di cui sono andato più fiero, negli ultimi anni noi abbiamo sai che le, le firme sono strutturate tendenzialmente con i loro comitati interni. Uh -huh. Noi non abbiamo eh, solo comitati con eh, insomma, partner eh, con i capelli bianchi. Abbiamo anche due comitati: un comitato solo di giovani dello studio e un comitato misto che si chiama comitato Sustainability, dove ci sono io, c'è cioè il managing partner, e ci sono dei giovani di studio, c'è anche un altro avvocato che è responsabile della practice di diritto ambientale. E eh, di fatto l'anno scorso i, i ragazzi eh, hanno spinto per avere eh, un progetto nel quale mostrare qualcosa, avere impatto. Eh, io ho coordinato una guida che è l'ONE Sustainability, la potete scaricare, tanto è disponibile gratuitamente sul nostro sito in PDF. Eh, ho coordinato una decina di ragazzi dello studio. E quindi abbiamo analizzato da un punto di vista legale da un punto di vista uh, fiscale tutta una serie di dinamiche interessanti a livello di sostenibilità. E questo è, dal mio punto di vista, un progetto fortemente innovativo perché uh, coinvolge i giovani, perché gli dà impatto. È ovvio che c'è un grande montare di ore non fatturabili dietro, ma ci sono anche stati tanti giovani che ci hanno dedicato le notti e i weekend perché continuavano a lavorare con il resto. E quando ci sono dei giovani che si rimboccano le maniche e lavorano bene, è anche giusto premiarli. E come li premi? Non li premi sostanzialmente solo da un punto di vista economico, perché non è solo quello che vogliono i giovani. Li premi dicendo vuoi crescere? A questo punto ci metti la faccia. E quindi. Sì, non... E anche attribuendogli il, eh, il lavoro che è stato fatto. Ma, ma sì, non... perché potevo rilasciarlo come manuale interiale... con eh, il senior che si prendono poi, diciamo, il, la firma di un lavoro di altri. Lo so, ma non. Eh... Ma sì, ci sta che io potevo mettere il nome Marco Imperiale e non mettere i nomi dei ragazzi. Io ho messo i nomi dei ragazzi, anzi addirittura abbiamo coordinato una campagna di marketing dove veramente eh, i ragazzi hanno fatto una quota, eh, una citazione a testa e hanno promosso loro stessi sui social il lavoro. Ma ehm, anche lì, eh, se sei in una struttura nella quale il signor Parne si prende il merito e, e, e la cosa non ti piace, nulla ti vieta di cambiare struttura, non è un tuo diritto avere a uh, che fare con, cioè, è metterci la faccia, non è un diritto essere considerato accountable, non è un diritto alla fiducia, cioè io mi ricordo ancora quando sono entrato nel mio primo studio e mi hanno detto la fiducia te la devi guadagnare, e io ho accettato di, ho accettato quella sfida, potevo anche cambiare studio, quindi fai un calcolo di costi e benefici e dire guarda in questo studio no. sto imparando da questo signor partner, sto facendo cose veramente fighe. Eh, il signor Pane vuole metterci la faccia e io non esisto, che cosa, a cosa do più valore? Do più valore all'orgoglio o do più valore alla crescita? Ed è lì che sostanzialmente il praticante o il giovane avvocato cresce, e in questo tipo di sfide. Sì, poi ognuno si prende la responsabilità chiaramente delle proprie decisioni, come dicevi, giustamente prima: sì. meno paternalismo e più responsabilità individuale, che è importantissima. Ma no, io ti devo dire, ho avuto da questo punto di vista un'esperienza, sono stato molto fortunato perché. Fin dal primo giorno i clienti mi vedevano, ci parlavo, ero responsabile di quello che dicevo e poi mi prendevo oneri e onori diciamo, di quello che facevo. Mi dispiace quando vedo ragazzi che lavorano tanto e poi sono nascosti nello stanzino delle scoppe <ride> diciamo, o, o, o in altre situazioni. Parla, parlavamo di ragazzi, mi dici l'età media di, questo, di questi gruppi di lavoro? Più o meno. E il, la Guida Noi Sustainability, l'età media era veramente giovani dello studio, ma giovani giovani, quindi boh, ti dirò 26-27 anni. Cioè, veramente praticanti che magari avevano già fatto un percorso come stagisti, quindi avevano boh, un anno. Eh, di lavoro sulle spalle, ma non dieci anni di lavoro sulle spalle. Poi tutti i paragrafi sta, sono stati approvati dai soci perché ovviamente essendo un prodotto certo. eh, pubblico nel quale ci abbiamo messo la faccia anche come studio, era giusto che ci fosse un check. Io mi sono occupato di fare da collante mm. e gestire, però ho scelto di, eh, di agire in design thinking, ma proprio puro. Quindi sono stati i ragazzi che hanno deciso la copertina, i ragazzi che hanno deciso il tono editoriale, i ragazzi che hanno deciso in maniera democratica che argomenti trattare, ci sono tantissimi argomenti che non abbiamo trattato, nulla vieta magari di fare una seconda edizione e di trattare quelli di cui non abbiamo trattato quindi tra l'altro magari... che eh. quando poni dei ragazzi giovani in un contesto di fiducia in un contesto di fiducia vera, eh, poi lì una persona messa nel giusto contesto sboccia, e quindi ti fa vedere se veramente dietro c'è qualcosa da tirare fuori rispetto al praticante diciamo in qualche modo sempre molto incasellato no? nel fare diciamo, rispettare gli ordini, ecco, signor generale. E, ma c'è questo fenomeno comunque, Marco, penso che capiti anche a te. Quando sono in Italia, nelle riunioni eh, con clienti e società, sono sempre tra i più giovani, per il momento, arriverà il mio turno, perderò i capelli anch'io. Quando mi capita con società all'estero, sono, non dico più vecchio, però nella metà. Cioè, generalmente ci sono consulenti un po' più giovani, un po' sotto anche i 30, che hanno già dei ruoli importanti, sia nelle aziende, sia negli studi legali. È un fenomeno che riscontri anche te, che ti capita oppure no? Ma eh, mh, eh, né perché eh, mh, molte delle riunioni alle quali partecipo io tendenzialmente sono quella parte più senior executive e quindi io, <ride> io stesso tendo ad essere il, il più giovane del gruppo perché è eh, gioco forza. Allora il problema c'è nel momento stesso in cui tu hai eh, rispetto agli U.S. cioè agli United States, hai un anno in più di liceo. Poi hai cinque anni di giurisprudenza, che sono cinque, poi hai il praticantato, e il praticantato è sacrosanto, però in cinque anni i ragazzi non sanno scrivere e non fanno il lavoro dell'avvocato, e quindi hai dei pilastri, ma necessariamente la tua crescita è posposta, noi dobbiamo prenderli come studio e formarli da zero, il che non vuol dire che non prendiamo degli stagisti d'università, in tanti si propongono, in tanti vengono, vengono presi, uh, ma... Comunque, cioè, la, la, la pratica seria vuol dire comunque cioè, mh, che quelle 5.000 uh, ore di lavoro tu le hai fatte, e eh, se que queste 5.000 ore di lavoro le hai fatte a 25 anni, o le hai fatte a 30, o le hai fatte a 22, è ovvio che la tua posizione sostanzialmente all'interno sarà diversa. Uh, quindi non credo che l'Italia sia poco meritocratica, credo che ci siano strutture sia all'Italia che all'estero che riconoscono meno il merito e anche qui sta a noi scegliere in, in quale struttura vogliamo lavorare. Ci sta che tu possa essere più giovane in determinate riunioni, ma perché il sistema italiano stesso fa questo, il che non vuol dire che uh, in una struttura che ti premia uh, i il ragazzo possa, o la ragazza possa essere esposto a uh, lavori con clienti a um, casi veramente molto tosti ma molto belli, molto complessi sin, uh, sin da subito bene, Marco io ti ringrazio perché abbiamo spaziato tantissimo anche rispetto a, ai temi che ti avevo richiesto, quindi ti ringrazio per la tua, eh, così, per la tua partecipazione e a questo punto io, insomma, naturalmente poi lascerete i vostri commenti, poi anche con Marco magari ritorneremo in una delle prossime puntate, se qualcuno di questi temi è piaciuto ci vogliamo tornare, vi do l'appuntamento a giovedì prossimo dove invece con Nicola Di Morfetta cercheremo di rispondere alla domanda se ci sono troppi avvocati in Italia e vedremo che non è, diciamo, non è una domanda poi così recente, ma è una domanda che, alla quale hanno risposto molti altri inaspettati prima di noi. Da Elia, da Youtube Radio è tutto. Grazie a voi e a presto.